È necessario liberare intere categorie economiche bloccate da un inopportuno stallo burocratico, ne ha convinto il vicepresidente delle Marche Mirko Carloni, che ha evidenziato l'esigenza di essere immediatamente operativi per permettere alle aziende di iniziare la loro attività in attesa di eventuali interventi da parte del governo. Infatti il Green Pass Covid-19 tarda ad arrivare e per questo la Regione ha proposto di adottare un facsimile, valido sin da subito, per partecipare a eventi, cerimonie e feste. Le associazioni di settore, numerosi operatori e molti comuni interessati, ha scritto Carloni nella lettera, chiedono in modo insistente e giustamente quali siano le modalità operative a cui attenersi per rispettare le disposizioni di legge al fine di evitare eventuali sanzioni. C'è grande confusione, l'abbiamo fatto presente agli esponenti che rappresentano il governo e che si occupano di questa materia, ma noi vorremmo anche fare qualcosa, un contributo reale, quindi come Regione Marche abbiamo lanciato in Commissione Attività Produttive un modello sostitutivo che permette con un'autocertificazione di poter partecipare ad un evento, ad una cerimonia, perché in questo momento abbiamo un impasse. Si possono organizzare cerimonie, si possono anche al chiuso, religiose e civili, tuttavia il Green Pass che dovrebbe autorizzare coloro che hanno fatto i vaccini a partecipare è ancora bloccato. Quindi in questo momento di tanto disorientamento abbiamo pensato come Regione Marche e come coordinamento delle attività produttive di fare una proposta. Speriamo che nei prossimi giorni venga accolta dalla conferenza delle regioni e dallo Stato.